nuova Suzuki GSX-8R. È la sportiva realizzata sulla base tecnica della sorella Naked GSX-8S, con la quale condivide il motore e il telaio. A spingere la moto ritroviamo infatti il conosciuto e apprezzato bicilindrico parallelo di 776 cm3, in grado di erogare una potenza massima di 83 cavalli a 8500 giri e un picco di coppia di 68 Nm a 6800 giri minuto. Propulsore che è incastonato in un telaio a piastre e tubi di acciaio. Su questo nuovo modello troviamo però una nuova carenatura sportiva e avvolgente, i semi manubri al posto del manubrio e nuove sospensioni. Le unità Kayaba della Naked lasciano infatti il posto ora a unità Showa. Forcella, big piston a steli rovesciati da 41 mm con 130 mm escursione non regolabile e monoammortizzatore regolabile nel percarico in 5 posizioni. Completa l'elettronica che include strumentazione a colori da 5 pollici, fari a LED, cambio quick shifter bidirezionale di serie, 3 mappe motore e traction control settabile su 3 livelli o disinseribile. Non cambiano ovviamente i cerchi, che restano 17 pollici e sono equipaggiati con pneumatici Dunlop Road Sport 2 nelle misure 120-70 anteriore e 180-55 posteriore. Continuiamo con un po' di numeri e di dati. Il serbatoio ha una capacità di 14 litri, la sella si trova a 810 mm dal suolo e il peso della moto in ordine di marcia è di 205 kg. In 3 colori, azzurro, grigio o nero, la nuova Suzuki GSX-8R è già in vendita a un prezzo di 9.950 euro chiave in mano. Noi adesso continuiamo a provarla in pista e su strada. Voi mettetevi comodi che torniamo in redazione e vi diciamo come va. Ciao Beppe. Ciao Gualda, ciao a tutti. Bentornato. Grazie. Allora, so che ci hai già raccontato tutta la parte introduttiva, la parte tecnica per spiegare bene la moto, quindi adesso tocca a te raccontarci come va. Va molto bene, nel senso che cambia parecchio rispetto alla Naked, cioè nonostante si possa pensare che le due moto siano molto simili perché condividono gran parte della tecnica tra loro, su strada il comportamento è molto diverso tra le due, con la Naked che è molto più agile, mentre questa GSX-8R si rivela più stabile. Offre un gran gusto nella guida, va guidata leggermente più col corpo rispetto alla Naked, ma in compenso paga con una grande stabilità tra le curve, una stabilità che potremmo definire da riferimento nella categoria di queste sportive stradali. Ok, io mi sarei aspettato invece un concetto differente, cioè più agilità, più maneggevolezza. No, invece è appunto l'opposto. Tra l'altro, nonostante l'aspetto della moto possa far pensare a una sportiva estrema, esatto, sì. Non è affatto così. O pressoché, dai. Esatto, sì, appunto perché il look richiama quello delle vecchie GXR. In realtà non è affatto così, perché i semi manubri comunque sono belli alti, larghi e ben posizionati,
quindi permettono di adottare una posizione di guida che non è affatto estrema. Si viaggia sì con il busto un po' più inclinati rispetto alla nuda, ma il peso non è tanto caricato sui polsi ed è una posizione potremmo definire anche quasi confortevole. Passatemi il termine, confortevole è, seppur stiamo parlando di una moto stradale, di una moto sportiva stradale. Certo, contestualizzata. Esatto. No, è curioso il fatto che mantenendo le stesse quote ciclistiche, lo stesso motore, le stesse geometrie, variando di fatto sì. La posizione del pilota, varia anche così tanto la sensazione dinamica della moto. Sì, varia appunto sia per la posizione di guida ma anche per le sospensioni, perché cambiano le sospensioni rispetto alla nuda. Le vecchie Kayaba le Kayaba che troviamo sulla Naked lasciano il posto qui delle unità Showa, quindi con la Big Piston non regolabile e un monoammortizzatore regolabile in 7 posizioni. Quindi non sono sospensioni con una taratura diversa, sono proprio sospensioni differenti. Sono okay. Sospensioni differenti e hanno anche una taratura differente, infatti volevo arrivare lì. Su strada o comunque anche in pista offrono un sostegno molto più elevato rispetto a quello della nuda, quindi ciò si traduce in meno trasferimenti di carichi, meno trasferimenti di carico e un assetto più sportivo. Come ovviamente insomma si va a ricercare, sì. L'hai usata nei due contesti, quello più diciamo chiamiamolo racing, sì. Più estremo della pista e quello più normale della città, dove ti sei divertito di più e quindi dove è più a suo agio questa moto? Assolutamente su strada tra le curve, che è alla fine il suo habitat naturale, perché appunto non vuole essere una sportiva estrema e non lo è nemmeno. Anche perché nella guida in pista emergerebbero alcuni limiti della moto, ma non sarebbero neanche limiti, perché appunto nasce come una sportiva stradale e su strada si comporta benissimo. In pista, se pensate di utilizzarla in pista, emergono ad esempio le pedane basse, le vorreste un po' più arretrate, più alte, l'impianto ABS che entra un po' presto, però tutti questi aspetti non danneggiano la guida su strada, che anzi si rivela molto azzeccata per il tipo di moto. Come si sviluppa questo bicilindrico in condizioni estreme da pista? Ha un buon tocco gas? Ha un allungo che va in profondità? Me lo chiedo perché... Sì, il bicilindrico allora, ha una bellissima erogazione ai medi e bassi, quindi un motore sempre pronto, fluido, che spinge bene fino ai 7000 giri. La lancetta del contagiri arriva fino a 10.000, ma agli alti non è così emozionante come in basso, quindi il consiglio è quello magari di tenerlo un po' più basso, giocare di più con le marce, tra l'altro marce che sfruttano quick shifter di serie, quick shifter up and down di serie. Quindi ti sei divertito anche staccato? Assolutamente sì. Tra l'altro, rimanendo in tema di motori, volevo aggiungere 3 mappe di erogazione, quindi non cambia la potenza massima erogata, ma cambia il modo in cui questa viene erogata. A, B e C, con l'A che è la più diretta, diciamo, e la C la più tranquilla. In pista abbiamo preferito utilizzare l'A, quella più pronta, invece su strada la B, solamente perché nell'A emerge un leggerissimo effetto on-off, che quindi quando si va a prendere il gas in mano, certo, all'uscita della curva può essere leggermente fastidioso, ma si risolve facilmente passando alla modalità B. Tra l'altro, modalità di guida che è facilissimo da cambiare tramite il blocchetto di sinistra, dove si può anche togliere il traction control, che è sempre di serie, ma anche qua è settabile su 3 livelli o disattivabile. Tra l'altro, appunto, una delle caratteristiche che ci è piaciuta dell'elettronica di questo Suzuki è che è settata davvero a puntino e che finalmente è una moto facile da interagire nel menu. Non è una di quelle moto complicate in cui entra al menu, sotto menu, cose. Questa basta un tasto e anche in movimento puoi settare tutti i parametri. E non perché abbia meno possibilità da offrire? No, giusto? No, perché appunto è semplice da utilizzare. Un punto importante che differenzia la R dalla S è ovviamente il vestito, la carenatura più pronunciata sulla versione R. Dal punto di vista dinamico cambia la protezione aerodinamica? Assolutamente sì. Dovremmo dividerla in due, nel senso che la carenatura ripara bene la parte inferiore del corpo, quindi si viaggia con le gambe riparate, ma il cupolino, per quanto sia bello esteticamente e doni alla moto un look veramente sportivo, ripara poco. L'aspetto positivo è comunque il flusso d'aria che si riceve è di tipo costante, per cui non si creano turbolenze che danno fastidio alla guida, però
vedendolo mi sarei aspettato un riparo maggiore. C'è da dire che è anche vero che Suzuki ha un ricchissimo catalogo di accessori, in cui è anche presente un cupolino di 27 mm più alto che dovrebbe aiutare a migliorare appunto il riparo aerodinamico nella parte superiore del corpo. Però volendo sempre fare questo paragone con la S, gioco forza, sì. Immagino che col manubrio alto, un cupolino meno pronunciato e il busto più eretto sia assolutamente appannaggio della R il riparo aerodinamico. Assolutamente sì. Ma ti direi anche il comfort, perché comunque la posizione di guida non è poi così tanto più estrema, quindi non è così sacrificata, ma appunto il vantaggio di avere un riparo aerodinamico che soprattutto pensato per chi percorre molti chilometri può essere un aspetto da prendere in considerazione nel momento in cui dover scegliere fra una nuda o una sportiva stradale. Anche perché appunto hai il cupolino, sei più inclinato in avanti. Quindi già contestualmente sei più sì. aerodinamico di per sé. Sì. Ok, grazie Beppe. Grazie a te Gualda e grazie a tutti voi. Grazie anche a Suzuki che ha dimostrato che con una piattaforma si possono avere varie sfaccettature accontentando una fascia ampissima di utenti. Nel caso specifico dovessimo litigarci una GSX 8, ti aspetterebbe la R con i semimanubri, io invece preferirei la S perché sai com'è, col manubrio alto mi sento più a casa. Aspettiamo che Suzuki ci ridia le GSX-R, quelle veramente sportive. Sognare non costa niente. Ciao! Ciao ciao!